Dursley di Beer Drive numero 4 erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali e grazie tante erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose, perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grannings che fabbricava trapani. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. La signora Dursley era magra, bionda, con un collo quasi due volte più lungo del normale e che tornava assai utile, date che passava gran tempo, ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare i vicini. I Dursley avevano un figlio rotto di nome Dudley e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. Possedevano tutto quel che si potesse desiderare, ma avevano un segreto. Il loro più grande timore era che qualcuno potesse scoprirlo. Non credevano che avrebbero potuto sopportare che qualcuno venisse a sapere dei Potter. La signora Potter era la sorella della signora Dursley, che non si vedevano da anni. Anzi, la signora Dursley faceva addirittura finta
di non avere sorelle, perché la signora Potter e quel buono a nulla del marito non avrebbero potuto essere più diversi da loro di così. I Dursley rabbrividivano al solo pensiero di quel che avrebbero detto i vicini se i Potter si fossero fatti vedere nei paraggi. Sapevano che i Potter avevano anche un figlio piccolo, ma non l'avevano mai visto e il ragazzino era una buona ragione per tenere i Potter a distanza. Non volevano che Dursley frequentasse un bambino del genere. Quando i Dursley si svegliarono la mattina di quel martedì grigio e coperto in cui inizia la nostra storia nel cielo nuvoloso, nulla faceva presagire le cose strane e misteriose che di lì a poco sarebbero accadute in tutto il paese. Il signor Dursley scelse, canticchiando, la cravatta da giorno più anonima del suo guardaroba e la signora Dursley continuò a chiacchierare ininterrottamente, mentre con grande sforzo costringeva sul seggiolone Dudley, che urlava a squarciagola. Nessuno notò il grosso gufo bruno che passò con un frullo d'ali davanti alla finestra. Alle 8:30 il signor Dursley prende la sua valigetta 24 ore, sfiorò con le labbra la guancia della moglie e tentò di dare un bacio a Dudley, ma lo mancò perché in quel momento, in preda a un furioso capriccio, il pupo stava scagliando i suoi fiocchi d'avena contro il muro. Piccolo monello, commentò ridendo il signor Dudley mentre usciva di casa. Thank you.
Salì in macchina e percorse a marcia indietro il vialetto del numero 4. Fu all'angolo della strada che notò le prime avvisaglie di qualcosa di strano, un gatto che leggeva una mappa. Per un attimo il signor Dursley non si rese conto di quel che aveva visto, poi girò di scatto la testa e guardò di nuovo. C'era un gatto soriano, ritto sulle zampe posteriori, all'angolo di Privet Drive, ma di mappe neanche l'ombra. Ma che diavolo aveva per la testa? La luce doveva avergli giocato qualche brutto tiro. Si stropicciò gli occhi e fissò il gatto che gli ricambiò l'occhiata. Mentre l'auto girava e percorreva un tratto di strada, il signor Dursley tenne d'occhio il gatto nello specchietto del televisore. In quel momento il felino stava leggendo un cartello stradale che indicava Privet Drive. No, lo stava guardando. I gatti non sanno leggere le mappe e neanche i cartelli stradali. Il signor Dursley si discosse da quei pensieri e allontanò il gatto dalla mente. Mentre si dirigeva in città, non pensò ad altro che al grosso ordine di Trapani che sperava di ricevere quel giorno. Ma una volta giunto ai sobborghi della città, avvenne qualcos'altro che gli fece uscire di mente i Trapani. Fermo nel solito ingorgo di mattino, non poté fare a meno di notare che in giro c'erano un sacco di persone vestite in modo stile, gente con l'indosso dei mantelli. Il signor Dursley non sopportava le persone che si vestivano in modo stravagante. Bisognava vedere come si conciavano certi giovani. Immaginò che si trattasse di qualche stupidissima nuova moda. Mentre tamburellava con le dita sul volano, gli cadde su un capanello di quegli strampalati, vicinissimi a lui. Si stavano bisbigliando qualcosa tutti eccitati. Il signor Dursley sentì montargli la rabbia nel constatare che c'erano un paio tutt'altro che giovani. Ma che roba! Quello lì doveva essere più anziano di lui e portava un mantello verde smeraldo. Che faccia tosta! Poi però gli venne in mente che potesse trattarsi di qualche sciocca trovata, ma certo, era gente che faceva una colletta per qualche motivo. Sì, doveva essere proprio così. In quella il traffico riprese a scorrere e alcuni minuti più tardi il signor Dursley giunse al parcheggio della Granites, con la mente di nuovo tutta presa dai trapani.